Ciao ragazzi! Di storie dei delitti irrisolti e morti inspiegabili ce ne sono moltissime. Tuttavia, ne esistono alcune capaci di differenziarsi dalle altre. Quando di mezzo c'è il paranormale, un crimine si fa ancora più oscuro e spesso finisce per diventare un enigma davvero inspiegabile. Quella di Christopher Case è una di queste storie. Purtroppo Christopher non è più tra noi, ma è proprio la sua scomparsa da questo mondo che costituisce il mistero più grande, e quello di cui vi parlerò oggi. Ecco quindi l'inquietante caso di Christopher Case e la strega killer. Stati Uniti d'America, aprile del 1991. Il 35enne Christopher Case era un ragazzo con una vita invidiabile. Era nato a Richmond, in Virginia, dove per anni aveva lavorato come DJ di una piccola radio locale. Da sempre appassionato di musica, si era trasferito a Seattle e aveva avviato una carriera di successo diventando un dirigente della casa discografica Muzak Holdings. Si era fatto molti nuovi amici a Seattle ed era ben voluto da tutti, ma non aveva mai rotto i legami con gli amici della città in cui era nato. Viveva da solo, era single e viaggiava spesso per lavoro. Si allenava regolarmente, mangiava in modo sano e prendeva le sue vitamine. Eppure, il 18 aprile del 1991 fu trovato inspiegabilmente morto nel suo appartamento. Non c'erano segni di lotta o di effrazione, solo un fatto inquietante. Era morto di crepacuore. Com'era possibile? Cosa avrebbe potuto provocare quel terribile incidente? Ed è qui che inizia il mistero. L'11 aprile del 1991, Christopher era andato a San Francisco per un incontro di lavoro con altri dirigenti discografici e aveva conosciuto una donna. Chiacchierando del più e del meno, i due avevano scoperto di avere una passione in comune, quella per la musica antica. La donna sosteneva di essere un'esperta di antica musica egiziana e la cosa aveva affascinato Christopher. Nel corso della conversazione, la donna gli aveva fatto delle avance e il ragazzo le aveva educatamente respinte. Al che, apparentemente, la donna era andata su tutte le furie. Aveva affermato di essere una strega e lo aveva maledetto dicendogli che sarebbe morto di lì a una settimana. Christopher non era mai stato superstizioso e non era nemmeno particolarmente religioso, quindi aveva dimenticato in fretta quella stravagante conversazione. E il giorno successivo era tornato a Seattle, al suo appartamento e alla vita di tutti i giorni. Il 14 aprile, però, telefonò a Sammy, una sua vecchia amica che abitava a Fayetteville, in North Carolina. E con la voce rotta dal panico, fece delle affermazioni a dir poco incredibili. Diceva di essere caduto vittima del maleficio di una strega ed era convinto che la sua vita fosse in pericolo, anzi che era sicuro che sarebbe morto da un giorno all'altro. Sammy non riuscì a prendersi la cosa sul serio, ma pensò per lo più che Christopher fosse preda di una sorta di paranoia ingiustificata. Il tutto sarebbe finito lì, se non fosse che due giorni dopo, il 16 aprile, l'uomo si mise in contatto con un altro amico di Richmond e raccontò un ulteriore fatto, a dir poco agghiacciante. Christopher raccontò che durante la notte era stato attaccato da qualcosa. Aveva sentito chiaramente delle mani attorno al suo collo che cercavano di strangolarlo e si era svegliato con le braccia ricoperte di graffi ed escoriazioni di cui non riusciva a spiegarsi l'origine. Più tardi, quello stesso giorno, si recò in un negozio di articoli religiosi e acquistò una Bibbia e un gran numero di crocifissi. La cosa aveva destato la curiosità del gestore del negozio e Christopher gli spiegò di essere perseguitato da qualcosa di maligno. L'uomo gli consigliò di acquistare altri libri che avrebbero potuto aiutarlo a proteggersi da qualunque cosa lo stesse attaccando durante la notte. Quella sera, tuttavia, qualcosa nel suo appartamento dovette spaventarlo così tanto che decise di andare a dormire in albergo. Nessuno sa esattamente perché prese quella decisione. Il giorno successivo, il 17 aprile, la sua amica Sammy
non riuscendo a mettersi in contatto con lui e allarmata dal suo comportamento degli ultimi giorni, chiamò la polizia di Seattle e chiese agli agenti di andare a verificare se a casa di Christopher fosse tutto in ordine. I poliziotti, arrivati all'appartamento, trovarono la porta chiusa a chiave e nessuno rispose al campanello. Non avevano validi motivi per entrare in casa con la forza, quindi si limitarono a riferire a Sammy, che era dall'altra parte del paese e non sapeva come aiutare il suo amico, che in casa sembrava non esserci nessuno. Il 17 aprile, Sammy ricevette un ultimo enigmatico messaggio da Christopher sulla segreteria telefonica. Ho paura, ho davvero tanta paura. Mi sta dando la caccia. Questo è il mio ultimo giorno sulla Terra. Il 18 aprile 1991, Christopher Case non si presentò al lavoro e tutte le telefonate dei suoi amici e dei suoi colleghi rimasero senza risposta. Alla luce delle inquietanti affermazioni che aveva fatto nei giorni precedenti, la cosa sembrò estremamente sospetta. La sua amica Sammy chiamò di nuovo la polizia di Seattle perché andasse a controllare l'appartamento di Christopher. Stavolta la porta non era chiusa a chiave. I poliziotti entrarono e la scena che si trovarono di fronte andava al di là di qualunque cosa si sarebbero mai aspettati. L'ingresso dell'appartamento era cosparso di sale e al centro era stata tracciata con le dita una strana figura geometrica. Lungo i battiscopa delle pareti e sulla soglia di ogni porta era stata attentamente disposta una striscia di sale e dovunque erano sparpagliati i crocifissi, amuleti e talismani. In bagno, dentro la vasca vuota, c'era il cadavere di Christopher Case, completamente vestito, inginocchiato come se fosse in posizione di preghiera, e attorno a lui c'erano 10 candele completamente consumate. Il corpo non mostrava segni di ferite o di lotta, non c'erano segni di effrazione. Nell'appartamento furono inoltre ritrovati diversi libri sulla magia nera, sulla stregoneria e sull'occultismo, oltre a una lettera scritta a mano da Christopher stesso, indirizzata non si sa chi e che non aveva fatto in tempo a spedire. Nella lettera, il ragazzo raccontava dell'incontro avvenuto a San Francisco con quella donna che diceva di essere una strega. Christopher sosteneva di non aver dato peso alle sue minacce in un primo momento, ma una volta tornato a Seattle, il suo stato mentale era completamente cambiato a causa di alcuni fenomeni che si erano verificati in casa sua. Era convinto che la donna lo avesse davvero maledetto per aver disegnato le sue avance. Nella lettera parlava di una misteriosa figura fatta di ombra che vagava nel suo appartamento, di presenze che sussurravano nel buio e che lo aggredivano di notte. Dalla sua testimonianza scritta traspariva un autentico terrore, al punto che aveva deciso di ricorrere ai libri di magia nera per trovare il modo di proteggersi. Le sue frasi, sebbene al limite della paranoia, erano così spaventose che le autorità si convinsero che Christopher aveva preso sul serio quella minaccia soprannaturale. Nel frattempo venne svolta l'autopsia sul corpo e questa rivelò che Christopher era morto di miocardite acuta, in altre parole un attacco di cuore. Una simile causa di morte era dir poco strana per tutta una serie di motivi. Come dicevo all'inizio, si trattava di un ragazzo giovane e in salute, che conduceva uno stile di vita sano, non fumava, non consumava abitualmente alcolici e nella sua famiglia nessuno aveva mai sofferto di problemi cardiaci. C'era anche da considerare la strana posizione in cui era stato trovato il corpo, inginocchiato nella vasca da bagno. Inoltre le candele bruciate attorno a lui sembravano suggerire che avesse intrapreso una sorta di rituale appena prima di morire. Era molto strano che fosse stato colpito da un attacco di cuore in quel preciso momento. La sua morte, quindi, era da considerare uno sfortunato incidente? Oppure davvero il risultato di qualche oscuro incantesimo? Tutti gli amici e i familiari di Christopher sostenevano che non credeva nell'occultismo e nel paranormale. Era anzi una persona razionale e scettica. Cosa mai poteva averlo spinto improvvisamente a quello stato mentale disperato, portandolo a farneticare di streghe e magia nera?
Sarà trattato di qualcosa di più? Di un semplice attacco di cuore? E in quel caso, quella donna, mai identificata, c'entrava qualcosa. Ma c'è un'altra possibilità, forse ancora più inquietante. E se Christopher non avesse mai davvero incontrato quella donna? In effetti, nessuno tra gli altri partecipanti al meeting a San Francisco sembrava ricordare di averla vista. Christopher potrebbe aver avuto un crollo psicotico. Possibile che si fosse autosuggestionato a tal punto da provocarsi da solo, inconsapevolmente, un attacco di cuore. Le domande sul suo caso restano senza risposta. Se Christopher Case è davvero stato vittima di una potente strega, si è portato il segreto della sua identità nella tomba e la vera responsabile della sua morte non verrà più scoperta. Ma voi cosa ne pensate? Quali sono le vere ragioni della morte di Christopher? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.